ci furono alcuni errori che decenni fa furono prodotti, che poi credo il fallimento anche di coloro che dovevano gestire la struttura ha acuito, ma applaudo al coraggio, alla determinazione che poi negli anni precedenti, anche prima che io arrivassi, Regione, Ministero degli Interni, il Comune e la determinazione in particolare del Sindaco Priolo hanno messo in campo, intanto reperendo le risorse necessarie. La Regione ci ha messo quasi 5 milioni e mezzo, un terzo, poco più di un terzo del totale, ma soprattutto con un obiettivo molto evidente. Da un lato riqualificazione urbana, cioè metà degli stabili ristrutturati e resi fruibili al pubblico con interventi di edilizia sociale, e dall'altra parte vera e propria demolizione come parte oggi, e quindi rigenerazione urbana con una parte di stabili demoliti nel quali verrà addirittura recuperato, ricostruito, create le condizioni per un parco pubblico e quindi verde pubblico a fruizione delle famiglie, dei bambini, dei cittadini di Calderaro e non solo, con un percorso che porta agli impianti sportivi e quindi coesione sociale, attività motorie. Insomma, mi pare un bell'esempio di come da un problema evidente che ha creato diverse difficoltà anche in termini di ordine pubblico e di coesione sociale a questa comunità, si arrivi oggi a una svolta, anzi si sia arrivati da qualche tempo a una svolta che verrà completa con la demolizione delle ultime parti e che finalmente porterà questa parte di Calderara, questa piccola porzione di territorio che andava spesso all'onore delle cronache come sotto la voce problema, ad una grande, secondo me, opportunità. E questo potrà essere anche un esempio, un simbolo di come in altri luoghi, magari per l'Emilia-Romagna, più in generale in Italia, si possa dimostrare come si possano risolvere i problemi in maniera intelligente. Oggi è una giornata molto importante per il comune di Calderara, ma direi soprattutto per i cittadini calderaresi, perché stiamo mettendo la parola fine a una storia che per troppo tempo ha connotato il nostro tessuto, i nostri cittadini, le nostre vite, le vite di chi ha vissuto dentro il Bologna 2 e dei cittadini di Calderara che hanno visto da fuori che cos'era il Bologna 2. Una storia prima di criminalità, poi di degrado urbano, di degrado sociale, che oggi vede il suo completamento con la demolizione dei blocchi 4, 5 e 6 sul retro e l'avvio del cantiere del blocco 3 che dedicheremo soprattutto alle giovani coppie. Quindi direi una pagina quasi storica per chi come me vive a Calderara dal 1980 e che ha visto in questo edificio una macchia anche per il proprio territorio, gli sforzi che sono stati messi in campo a partire dal 2003 in poi con gli accordi che abbiamo sottoscritto, oggi finalmente vedono la parola fine. Il collega che mi ha preceduto ha iniziato e io ho deciso di concludere questa vicenda che ci ha per troppo tempo coinvolti. Devo dire una giornata molto bella, molto importante. Abbiamo avuto la presenza del Presidente della Regione e del Prefetto che hanno fatto due interventi molto toccanti e commoventi, ma la cosa più commovente è stato quando ho iniziato a vedere che l'immobile si sgretolava, le prime rocce che cadevano mentre guardavo il cielo e mi davano proprio la sensazione di una storia nera come quelle pareti che finiva. E questo penso che sia un giorno importante. Che anche il tempo ha premiato una giornata di sole da tanti punti di vista. Spero che i cittadini calderaresi possano, come me, essere orgogliosi di questo sforzo che è stato fatto ed essere insieme a me contenti perché oggi Calderara apre una pagina di una storia nuova.